Ben ritrovati R9 Con. Questa mattina parliamo di moda perché è iniziato il Pitti a Firenze e c'è un'azienda del territorio che sarà protagonista lì, ovvero la Pantofola d'Oro. E questa mattina con noi abbiamo Massimo Ubaldi, presidente della Pantofola d'Oro. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Allora, un evento molto importante anche per la vostra azienda, quella di essere presenti già da oggi al Pitti. Sì, noi ormai storicamente ci siamo sempre a Pitti perché diciamo che è il punto ideale per poter mostrare le nuove collezioni in uscita. Ecco, infatti c'è da dire che ci sono 1230 marchi, dei quali 541 provenienti dall'estero, quindi una vetrina molto importante, buyer, acquirenti e giornalisti. Ci sono delle novità particolari che portate? Sì, per la prossima collezione autunno-inverno portiamo un paio di novità importanti. D'altronde, ogni collezione oggi vuole, oltre a della continuità, vuole comunque qualche novità in senso assoluto. Tutti i marchi ci provano, diciamo, da questo punto di vista. E Certo. noi portiamo due modelli assolutamente nuovi. Uno riguarda una scarpa termica che si rifà un po' agli anni 40, a quelle che erano le tenute dei sommergibilisti, Certo. addirittura fatte in materiale particolare con del neoprene, mentre l'altra è una scarpa che si ridà un po' all'ambito di quelli che erano i prodotti che utilizzavano i forestali di una volta, chiaramente riportata nell'ambito Della nostra della realtà nostra realtà e comunque. di quello che è un po' il marchio che si ispira comunque a un prodotto di qualità e di lusso rispetto a una produzione di pelle particolare, come facciamo di solito. Allora, voi portate esclusivamente modelli maschili, giusto? Beh, no, noi portiamo modelli maschili e femminili. È chiaro che il PT è più orientato da un punto Certo. di vista del PT uomo, però è chiaro che nel momento in cui è una grande occasione per incontrare buyer, per incontrare commerciali, ed è evidente anche per noi, diciamo che di solito è il punto in cui ci andiamo a incontrare con i nostri che ci fanno le varie osservazioni rispetto ai campioni che portiamo. Ecco, allora anche in occasione diciamo, del Pitti, ricordiamo che si svolge la Portezza d'Abasso fino al 12 gennaio, ci troviamo a Firenze, anche in questo caso voi puntate sull'artigianalità, che è il vostro marchio distintivo in qualche modo. Sì, è chiaro che noi i prodotti di punta sono tutti fabbricati in Italia, ci sono delle lavorazioni speciali sulla pelle, è chiaro che non è un prodotto particolarmente di massa, diciamo. Assolutamente, è un po' più di nicchia. Certo. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa, poi Massimo torniamo qui per parlare anche del punto vendita che avete aperto proprio ad Ascoli Piceno. Restate con noi. Ed eccoci ben ritrovati a R9 Con, siamo in compagnia di Massimo Ubaldi, il presidente della Pantofola d'Oro. Pantofola d'Oro in questi giorni in vetrina a Firenze in occasione del Pitti Uomo, ricordiamo presso la Fortezza d'Abasso. Recentemente avete aperto un punto vendita nel centro storico di Ascoli Piceno. Sì, beh, questo è un marchio che parte da Ascoli dal 1886 ed è evidente che ad Ascoli doveva comunque avere, diciamo, il suo punto museo più che punto vendita, perché comunque abbiamo bisogno che chi è particolarmente affezionato del marchio ci trovi comunque in un punto fisico e Certo. questo per noi è molto importante. D'altronde siamo da subito dentro al circuito turistico della città e insomma è una cosa molto bella vedere che c'è qualcuno che fa tanti chilometri per venirci a trovare. Questa è una cosa Voi avete in particolare. qualche modo voluto riportare la storia della Pantofola d'Oro da lì dove è nata? Certo, no, assolutamente. Questo, ripeto, è un marchio che ormai ha attraversato generazioni, per cui è molto importante che ci vengano a trovare e che ci vedano da un punto di vista fisico. In questi giorni abbiamo visto genitori accompagnare i figli per fargli capire quali erano le scarpe che portavano 30 anni fa, 40 anni fa, soprattutto per il prodotto tecnico. Allora Massimo, per chi è ancora magari quei più giovani che non conoscono bene la vostra storia, Pantofola d'Oro, come nasce questo nome? Questo è un nome che viene dato da John Charles negli anni 50, in quanto lui era calciatore che
utilizzava le scarpe da calcio del noto Lazzarini, molto famoso Ascoli, nella realizzazione di scarpe artigianali, perché all'epoca poi solo artigianali potevano essere, e siccome erano particolarmente comode, lui dette questo nome, che fu particolarmente gradito, e da lì è nato il marchio, diciamo. Allora, tra i tanti calciatori c'è anche Antonio Cabrini, molto legato a questa scarpa. Sì, lì c'è tutta una storia legata anche a quella Juventus che vinceva parecchi campionati. Qualcuno portava le scarpe in modo ufficiale, qualcuno le portava in modo ufficioso, addirittura se le faceva fare in ogni caso dall'azienda, poi per questione di marketing e di marchi era costretto a mettere marchi diversi sopra la scarpa che veniva comunque realizzata dentro agli stibenesi, dentro al pantofolo d'oro. Allora Massimo, per concludere, diamo in qualche modo le coordinate per raggiungere il vostro museo, diciamo così, negozio museo ad Ascoli Piceno. Sì, il negozio è in via Vidacilio, è vicino al teatro, nella zona facilmente raggiungibile, sì, del centro storico. E lì insomma abbiamo anche messo un prodotto tecnico completamente nuovo che abbiamo studiato in questi anni, e che insomma è un prodotto particolarmente importante, perché è una scarpa che pesa soltanto 180 grammi, è fatta comunque in pelle come siamo abituati noi a farle, è fatta completamente in Italia, insomma un prodotto unico. Assolutamente. Allora grazie Massimo Ubaldi per essere stato in nostra compagnia. R9 Con termina qui, appuntamento alla prossima puntata. Ciao.